Ciao ragazzi, siamo nelle coste dell'Istria. Sono qui in vacanza, ma visto l'abbondanza di parchi anche piuttosto carini, farò un po' di recensioni. Diciamo che non farò una recensione singola per ogni parco, ma semplicemente metterò tutti quelli della costa. Gli allenamenti saranno un po' così così, anche perché sono mezzo incriccato, mezzo infortunato, quindi si farà quel che si può, cioè solo hop con un braccio. E vabbè, via, iniziamo! La prima struttura che andiamo a vedere si trova a Pula, in una pinetina, è abbastanza ben attrezzata. Adesso l'andiamo comunque a vedere. Qui abbiamo una panchetta per fare gli addominali, abbiamo poi due sbarre parallele per fare cose. Sbarre per trazioni sono le più comode della pineta, della struttura, poi ce ne sono comunque delle altre, ma queste come grip le preferisco. Monkey Bar, che è decisamente alta, ci si arriva solo bene saltando. In lontananza vediamo le parallele, che sono drammaticalmente alte, dopo si vedono meglio, ma sono davvero inutilizzabili. Qui abbiamo la spalliera, utile per farci stretching, bandiere, eccetera. Un'altra panchetta e un sacco di bottiglie non mie per terra. Qui abbiamo le altre tre sbarre, che come vi dicevo, come grip, come presa, le trovo un po' più scomode rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente. Ecco, qui vediamo da più vicino le parallele che sono davvero, davvero altissime. Poi in fondo abbiamo le sbarrine, le classiche, quelle ad altezza abbastanza bassa, abbastanza contenuta, utile magari per fare gli Australian pull-up. Iniziamo con l'allenamento. Vediamo ora l'allenamento. Come ho detto, sono abbastanza acciaccato, quindi sono cose a caso, giusto per non stare fermo, giusto qualche hop, che è l'unica cosa decente che mi riesce. Anzi, visto che ho perso abbastanza peso rispetto a quest'inverno, che ero arrivato vicino agli 84-85 nei periodi massimi, adesso sono 76-77, la differenza si sente tantissimo, perché anche se durante l'inverno non li ho praticamente allenati, o comunque li ho allenati molto poco, c'è una differenza della Madonna, il peso dice tantissimo in questo esercizio. Ecco, qui li ho fatti neutri e non facendoli mai è davvero scomodo, cioè possono sembrare semplici, invece sono davvero, davvero scomodi. Ho fatto poi un altro esercizio che mi riusciva, le dinamiche del front lever. Sapete tutti che il front lever non mi piace, però visto che era uno dei pochi esercizi di trazione che riuscivo a fare bene, mi toccava comunque, piuttosto che niente, le mie piuttosto. Qui ho fatto dei raises full ROM, poi ho fatto degli altri raises e così anche durante le altre giornate d'allenamento ho cercato appunto di fare volume sulle dinamiche. L'isometria l'ho assolutamente evitata perché oltre a non piacermi, oltre a essere parecchio stressante, poi anche a livello articolare la trovo molto molto più pesante delle varie dinamiche. Non sono mancati poi qualche addominale, visto che c'era la panchetta, allora le ho sfruttate. Ho fatto un po' di Dragon Flag, che è sicuramente il mio esercizio preferito per allenare gli addominali. Ho fatto appunto la Dragon Flag, sia dinamica, come vediamo qui, che isometrica. Come funziona la versione isometrica? Si arriva nel punto più basso e si mantiene l'isometria per un tot di secondi e così per il numero di serie che si è deciso di effettuare. Poi, infine, ho deciso di rispolverare la bandiera. Ovviamente ho tenuto sotto come braccio che spinge il destro, che nella bandiera non è il mio lato comodo, però sono impossibilitato a fare diversamente, quindi bandierina. Passiamo ora a Rovigno, nella pineta. Come potete vedere dal terreno aveva appena piovuto, poi è uscito un gran sole, ma poi avrebbe ricominciato a piovere secondo le previsioni da lì a breve, quindi ho cercato di fare tutto molto velocemente, sia la ripresa della struttura che l'allenamentino. Vabbè, abbiamo le solite cose a terra che servono e non servono a livello calistenico, abbiamo poi le sbarre per trazione, niente di eccezionale come comodità. Abbiamo poi la spalliera, questi cubi volevo saltarci sopra, ma poi ho evitato per non cascare e infangarmi dalla testa ai piedi. Abbiamo le parallele, nota molto positiva rispetto alla struttura che abbiamo visto a Pula, perché qui sono ad un'altezza umana, qui ci si può allenare, mentre le altre erano veramente inutilizzabili. Abbiamo qui una monkey bar, abbiamo le sbarrine basse, forse un po' troppo basse per fare Australian pull-up e simili, e infine altre
paralleline bassissime, magari utili per fare planche, e visto che non posso farla, ho fatto piegamenti a terra. Partiamo con l'allenamentino anche qui, e vuoi non vuoi, sempre hop devo fare. Visto che comunque era una settimana di vacanza, in questa giornata gli ho fatti mezzi ROM. Ho fatto tipo il primo giorno che sono arrivato la versione che abbiamo visto precedentemente, poi dopo 2 giorni di pausa mi sono allenato qui a Rovigno. E ho fatti mezzi rom e poi li avrei rifatti completi l'ultimo giorno di allenamento. Le sbarre non sono il massimo della comodità, ma c'è da dire che aveva piovuto ed erano bagnate, quindi non posso dare un giudizio oggettivo. Ho fatto poi ovviamente degli altri raises, vediamo solo una serie perché ce ne saranno degli altri anche nel prossimo parco, quindi ne vediamo solo uno. Notate come sono tutto infangato perché veramente dopo la pioggia il terreno lì era appiccicoso e infangato di brutto, quindi magari se piove è un problema. Poi ecco, visto che le parallele qui sono ad altezza umana, l'ho sfruttata per fare un po' di dip. Ho cercato di farli sempre parecchio controllati senza scendere eccessivamente perché come sapete i dip sono un movimento ormai che mi è abbastanza noioso a livello articolare, quindi devo stare molto attento a stare ben aperto con le spalle ben retratte e depresse e non scendere eccessivamente. Comunque, ecco, qui sono venuti abbastanza bene, sono venuti abbastanza comodi, l'altezza delle parallele va molto bene, è veramente una parallela comoda, ecco, rispetto sicuramente poi a quella che avevamo visto precedentemente, che non l'ho potuta utilizzare causa altezza. Infine ho utilizzato, come avevo detto precedentemente, queste paralleline basse per fare dei piegamenti. Sarebbe invece molto carino farci planche, piegamenti in verticale, perché sicuramente chi magari ha queste skill, sa fare queste cose, però soffre un po' dell'altezza e quindi sulle parallele alte gli verrebbero a fatica, ecco che avere un paio di parallele basse installate nel terreno è sicuramente molto molto utile. Qui appunto ho fatto serie di piegamenti cercando sempre appunto di stare bene aperto. Infine anche qui sbandierata e nonostante il peso eccessivo dato dal fango nelle scarpe comunque è uscito qualcosa. Siamo arrivati all'ultima struttura, qui siamo a Umago. Come vedete la vista qui è splendida perché siamo proprio sul mare, sul porto, poi la giornata era bellissima quindi era davvero un colpo d'occhio stupendo. La struttura, come vedete, è praticamente identica a quella che abbiamo già visto a Pula, quindi andiamo a tirare le somme. In tutte e tre le strutture che abbiamo visto manca un appoggio per fare l'handstand push-up, anche perché in effetti trovare un muro in una pineta, in un parco, eccetera, non è comodo subito. In quelli di Pula e Umago mancano delle parallele comode, abbiamo nel primo parallele altissime, qui addirittura non ci sono. In compenso, come struttura un po' più stabile, un po' più carina rispetto a quello che abbiamo visto a Rovigno, quindi per tagliare la testa al toro do un 7 a tutti e tre i parchi, complice anche comunque delle location davvero carine. Partiamo con l'allenamento. Il primo esercizio che ho fatto sono stati gli hop completi. Come avevo detto già quando mi sono allenato lì a Rovigno, ho fatto il primo giorno a Pula hop completi. Poi a Rovigno hop mezzi, l'ultimo giorno ancora hop completi. Questo per non andare a stressare tutti i giorni le articolazioni con l'esercizio più difficile. Ho fatto sempre comunque serie, poche serie, perché potendo lavorare solo con un braccio non volevo creare troppi squilibri. Dopo questo ho fatto appunto i front lever raises, qui li ho fatti alle Monkey Bar, facevo due front lever raises, poi cambiavo piolo e altri due, in totale ne sono venuti 12 se non ho contato male. Ho fatto molti raises, questo perché appunto era l'unico esercizio alla fine di tirata che riuscivo effettivamente a fare in maniera simmetrica perché a braccia tese non interveniva il bicipite, diventato parecchio più debole a seguito appunto del fastidio, perché chiamarlo infortunio eccessivo, comunque a seguito del fastidio era l'unico movimento che riuscivo ad allenare in maniera simmetrica, non entrando in gioco il bicipite, riusciva ad allenare bene il dorso. Quindi ho fatto diverse serie di raises, anche qui ne vediamo solo una, perché sennò diventerebbe parecchio noioso. Dopo i raises ho fatto un po' di allenamento di spinta, non potendo fare quindi nulla di verticale o di planche, ho fatto qui di palla sbarra,
mancando le parallele, erano l'unica alternativa che si poteva eseguire. Ho fatto diverse serie ad alte ripetizioni di dip alla sbarra e poi ho fatto i classici piegamenti a terra. Anche qui ho fatto diverse serie, di cui ne vediamo solo una, però ne ho fatte un 150-200 totali di appunto di piegamenti a terra, giusto per tenere comunque allenata anche la spinta, che diciamo che qui senza poter fare tanti dip perché comunque mancavano parallele buone, senza poter allenarmi in verticale, senza avere zavorre o okay, che, ecco che gli unici esercizi appunto erano tutti abbastanza leggeri, tra virgolette, quindi dovevo allenarli per forza di cose ad alte ripetizioni. Quindi diverse serie, alte rep e via. Qui potete vedere il paesaggio, diciamo che ho ripreso questa serie di piegamenti più per cercare di far vedere il paesaggio, ma non è che si vede poi granché. Dopo i piegamenti ho fatto altre serie ad alte ripetizioni di trazioni. Qui ho cercato di essere il più simmetrico possibile, ma se vedete tiro evidentemente di più con un braccio, quindi diciamo che sono stato nel range di ripetizioni in cui riuscivo a farle bene e fluide, quindi senza magari neanche contarle, ma giusto finché sentivo fluidità nel movimento sono andato avanti e poi mi fermavo. Ho fatto giusto un paio di serie per evitare di affaticare troppo magari sia il braccio buono che quello che poi deve tirare di più, sia magari quello invece ancora mezzo acciaccato per non allungare poi i tempi di recupero. Concludiamo poi l'allenamento in vacanza con qualche addominale fatto giusto tanto per, che comunque eravamo lì e doveva passare del tempo. E niente, noi ci vediamo ai prossimi video e appena magari riuscirò a riprendermi, anche se si va verso l'inverno, con nuove recensioni.